trasferire la residenza fiscale è inutile, è una sciocchezza, non serve assolutamente a niente. Ma mi sarò impazzito, proprio io che mi occupo di relocation plan tra 20 anni. Cerchiamo di capirne di più, tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale con l'obiettivo di massimizzare la libertà personale, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Oggi parliamo di trasferimento di residenza fiscale, che è sì forse il primo passo da prendere in considerazione per andare incontro alla massimizzazione di queste libertà, ma da solo, ahimè, nel terzo millennio potrebbe non servire più a niente. Di fuori è pieno di matti che offrono servizi di relocation e trasferimenti di residenza, ma è un po' come la potenza senza controllo. Un trasferimento di residenza di per sé, senza un approccio a 360 gradi, è completamente inutile. E allora vediamo quali sono gli elementi con il quale condire questa insalata. Dobbiamo andare a prendere in considerazione come minimo un offshore planning, ossia dobbiamo legare a un trasferimento di residenza legale l'incorporazione di una o più società, di una o più holding onshore o offshore, al fine di praticare il nostro business in totale libertà finanziaria, fiscale e personale, ponendo nel mezzo gli strumenti di pagamento più adeguati al fine di un funzionamento adeguato e non ad intoppi continui del tuo business. Dobbiamo prendere in considerazione un offshore banking, appunto, da unire all'offshore planning, perché un solo conto corrente in una sola valuta, in un mondo globalizzato dove andrai, immagino, a vendere o avrai intenzione di vendere in tutto il pianeta, potrebbe non bastare, soprattutto lavorando online. Per esempio, le fintech ormai chiudono i conti correnti ogni 7 minuti e mezzo, e quindi è il caso di avere un backup plan sotto un profilo di offshore banking, ma non solo. Un altro elemento da prendere in considerazione invece è il wealth management, appunto come allocare il tuo income, le tue liquidità in quali asset, dove investire, utilizzare fondi di investimento, lasciarli su un conto corrente deposito, provare qualche opzione di real estate in giro per il mondo. Le opzioni sono varie, io in prima persona non mi occupo di investimenti, facciamo attenzione, ma chiaramente quando posso indico ai clienti quello che ho fatto io, quello che ho intenzione di fare io, presento i professionisti che lavorano nel mio team. E ancora, se vuoi mettere la ciliegina sulla torta, devi andare a ragionare anche su una seconda citizenship, una seconda cittadinanza. Vedi, noi europei siamo molto fortunati, abbiamo un passaporto che è molto forte nell'index dei passaporti, al primo e al secondo posto quello italiano, subito dopo quello di Singapore. Un passaporto fortissimo che ci permette, che ci apre tante strade, ci permette di viaggiare, soprattutto ci permette di muoverci all'interno dell'Unione Europea senza se e senza ma potrebbe non essere sufficiente per proteggere per esempio la nostra libertà personale. Se ricordi quello che è successo durante il Covid, saprai benissimo che un solo passaporto non basta. Io personalmente, come ho già raccontato, ero in Vietnam, avevo solo il passaporto italiano all'epoca e sono stato costretto a rientrare. Quindi avere un backup plan, un plan B anche per quanto riguarda una second citizenship, è cosa buona e giusta. E allora bisogna guardare un po' al di là e bisogna inventarsi, pensare a come potrebbe essere il nostro lifestyle se giriamo il mondo, di cosa potremmo avere bisogno e come potrebbe massimizzare le nostre libertà. È facile? No, non lo è. È particolarmente complesso, dipende dal consulente a cui ti accompagni per raggiungere i tuoi goal. L'importante è avere una visione di lungo termine e soprattutto una visione olistica, guardare a 360 gradi quello che stai facendo oggi, trasferimento di residenza fiscale, magari non guadagni tantissimo ma lo farai domani, e allora devi accompagnare una visione di lungo termine fin dal giorno 1. Da dove cominciare? Beh, ti consiglio di cominciare da qui. Questo è il mio libro, scritto di mia mano, attenzione, qui non c'è nessun ghostwriter. Abbandona l'Italia e salva te stesso. Ormai la prima edizione risale al 2017, ha accompagnato centinaia, letteralmente, non sto mentendo, dai un occhio alle recensioni su Amazon, di imprenditori all'estero. Questo è un ottimo starting point. Se vuoi dare action alle tue idee e vuoi massimizzare il tuo business e le tue libertà personali e fiscali, e allora ti consiglio
di cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con il sottoscritto o con un membro esperto del mio team. Clicca like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per ricevere le notifiche qui su YouTube. Noi ci rivediamo nel prossimo video.